Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, oggi ti parlo in questo primo video degli intervalli melodici e delle 8 possibilità che hai a disposizione. Quando un intervallo è ascendente, significa prendi un intervallo a caso, che fai questo. Praticamente la seconda nota dell'intervallo va giù, scende, e crea una sensazione di scendere. Senti? Questo è l'intervallo discendente. Intervallo discendente, intervallo ascendente invece è il contrario, l'intervallo va sopra, che è una sensazione di salire, discendente scendere, intervallo ascendente è salire, conjunto, insieme insomma, insieme praticamente le due note dell'intervallo sono unite, praticamente così, sono insieme, seguono la scala. Per dire do re o do, seguono una scala, sono unite. Queste disgiunte invece vuol dire che non seguono l'intervallo, non sono correlate, non sono insieme le due note, hanno un salto, tipo, senti, queste sono le tre note, invece di fare così insieme, intervalli così, senti che c'è un salto. Sono disgiunte in questo caso, semplici quando la distanza delle due note di intervallo non supera l'ottava. Tipo, questa è l'ottava. Se invece faccio per dire, faccio, vedi che già supero l'ottava, sono già fuori. In questo caso è composta quando esco dall'ottava. Quando rimango in un'ottava, in quell'ottava lì, invece vuol dire che è semplice, intervallo melodico. Naturale vuol dire che seguo le note della scala senza nessun cambio. Alterato vuol dire che invece tipo metto delle note, vedi, tipo il fa diesi, vedi delle note alterate, metto dei bemolli o dei diesis, quello vuol dire alterato. Ciao, al prossimo video!